Tornano i Malatesta a Fano. Dopo gli spettacoli, le esibizioni, l'aspetto gastronomico, oggi ritorna all'aspetto culturale. Presidente, la manifestazione si qualifica sempre più per un aspetto veramente importante, per conoscere sempre più questo periodo del Medioevo, della nostra città. Sì, l'impegno della Pandolfaccia logicamente è un impegno di ricostruzione storica, di spettacoli, di attrazioni, ma è un impegno anche quello di raccontare anche attraverso la cultura, attraverso libri, persone che hanno parlato della famiglia malatestiana. Poi nel decimo anno avevamo questo sogno anche di poter concentrare una parte più culturale che durante l'evento estiva si fa difficoltà ad inserire, quindi abbiamo pensato a quattro giornate che prevederanno tre presentazioni di libri che vi invitiamo ad andare a vedere sul nostro sito, lì è tutto il programma aggiornato. La domenica daremo la possibilità, perché un occhio sempre i bambini verso la nostra città, e non solo la possibilità di testare le attività della Pandolfaccia, quindi di provare le bandiere, le spade, non solo. E poi l'evento che un po' ci piace di più, che è di orgoglio, è quello di mercoledì 4, la fiaccolata in onore di Pandolfo III, cioè nella data della sua morte faremo una fiaccolata per le vie della città ricordando Pandolfo III. E a questo invito abbiamo invitato diversi gruppi, non solo di Fano ma anche di limitrofi, e saremo più di 100 persone vestite in costume storico a fare questa fiaccolata dalle ore 21. Ecco, il tutto nella chiesa di San Francesco, che è una chiesa malatestiana, dove poi riposa Pandolfo III Malatesta. Ecco, il vostro impegno è anche quello di valorizzare questo tempio malatestiano, insomma, che non è quello di Rimini, però per la nostra città è molto importante. È molto importante, molto bello. È chiaro che è la casa adesso dove c'è Pandolfo III, la moglie, e non solo. È un peccato un po' lo stato in cui lo teniamo, e quindi un po' anche delle volte accendere i riflettori serve anche per far vedere quello che dovremmo fare, perché poi io adesso, come battuta, quando passo lì davanti vedo i turisti che aprono la bocca e magari dispiace da fanese vederli in quello stato. Quindi la missione un po' della Pandolfaccia è anche quella di accendere la luce su questi monumenti. Faccio un inciso: su quest'estate i ragazzi della scuola che facevano da ciceroni hanno avuto tutti i pomeriggi pieni di turisti che chiedevano e volevano informazioni. Quindi è un'attività che funziona ed è un'attività che noi ci teniamo tanto.